Una donna su 8 si ammala nell'arco della vita, soprattutto nelle due fasce d'età, 35-44 anni e le over 70, ma continua a calare sensibilmente la mortalità, meno 2,2% ogni anno. Parliamo del tumore al seno, perché oggi Quotidiano Medicina vuole restare sulla scia dell'8 marzo, dedicando quindi il numero di oggi alla donna ed alla sua malattia più frequente. E lo facciamo insieme con il nostro ospite, Flavio Volpe. Benvenuto, dottor Volpe, medico, chirurgo, senologo nella casa di cura Salus di Battipaglia, con il quale facciamo oggi una panoramica sempre interessante, sempre molto utile, su quello che c'è da sapere per alzare, come si dice, la guardia, elevare il livello di attenzione delle donne, cominciando dai sintomi, i sintomi del tumore al seno. Quali sono quelli che devono incuriosirci, ecco, insospettirci, partendo da, per esempio, da un neo che improvvisamente spunta in una parte del corpo? Quali sono, secondo lei, i sintomi, dottor Volpe, più sospetti? Beh, va bene, per quanto riguarda il neo, noi è un esempio per quanto riguarda il discorso delle patologie, sì, melanoma, eccetera. Per quanto riguarda invece la mammella, sintomi intesi proprio come segnali della donna, purtroppo nella fase iniziale sono quasi assenti. Parliamo, sì, più che altro di segni e quelli che una donna può scoprire sul proprio seno, quindi ispezionando il proprio seno davanti allo specchio, piccoli segni quale alterazione della cute, alterazione del capezzolo, sì, arrossamenti. Naturalmente la cosa migliore è sempre i controlli periodici, sì, con i quali si cerca di scoprire il tumore prima ancora che dia questi, sì, piccoli, sì, segni. Quindi segnali che spesso vengono però sottovalutati, sottostimati, è vero, e quindi... Certo, psicologicamente la donna rifiuta, come tutti quanti sì, rifiutano, certo, l'ipotesi di una malattia, quindi a volte i segni, anche se ci sono, sono sottovalutati. La cosa importante, sì, il messaggio è sempre quello: qualsiasi piccola anomalia, sì, di recarsi dallo specialista per fare le cure. Cioè e poi lo screening, diciamo, periodico, è vero? Lo screening periodico, e ripetiamo... Secondo lei una volta all'anno, ogni 6 mesi? Allora, il protocollo è ben chiaro, è stato ormai stabilito. Le donne non a rischio, poi vediamo quali sono quelle a rischio, sì, le donne non a rischio dai 28-30 anni in poi, visita, sì, ed ecografia annuale. Oltre, sì, poi alla visita ed ecografia annuale, dai 44-45 anni si aggiunge anche una mammografia ogni 2 anni. Sì. Le donne a rischio sono quelle che hanno casi in famiglia diretti, sì, la familiarità, quindi, sì, una madre, una sorella, una zia, una nonna materna con un caso di tumore al seno, devono abbassare un po' il livello, cioè, sì, 25 anni visita ecografia ogni 8-9 mesi e a 35 anni, oltre alla visita ecografia ogni 8-9 mesi, mammografia ogni anno e mezzo. Sì. Comunque, insomma, la cultura dell'attenzione, ecco, verso questi segnali è aumentata, bisogna dirlo. Negli ultimi anni c'è, certamente, stata una crescita, certamente, proprio di carattere culturale, insomma, una presa di coscienza maggiore rispetto al passato. Certamente, ed è questo che ha portato poi, sì, i numeri che noi abbiamo, anche se il Sud, ripeto, è noto, viaggia con qualche anno di ritardo sulla prevenzione rispetto al nord, sì, però ha portato a questi numeri, e cioè al fatto che di tutte le donne che si ammalano ogni anno di carcinoma mammario, di tumore al seno, l'80-85% guarisce. Sì. Ecco, il tumore al seno, se non affrontato al suo esordio, e ci sono tanti casi, come abbiamo detto, insomma, che vengono stimati, sottostimati i segnali, quindi si procede, il tumore poi passa da un pre-segnale poi a un segnale chiaro, alla sua progressione, gli stadi di avanzamento, è vero, dottor Volpe? Cominciando da uno stadio zero, che è quello dei piccoli segni, diciamo. Va bene, più o meno sul discorso del tumore al seno una divisione in stadi netta non c'è, però, sì, diciamo che la prima fase è quello del tumore localizzato alla mammella, e quindi fase inizialissima del tumore. Poi c'è la fase in cui il tumore
si sposta tramite la via linfatica ai linfonodi regionali, quindi ai linfonodi ascellari, ed è una fase più avanti, fino ad arrivare alla fase ancora più avanzata, cioè della diffusione sistemica, cioè delle cellule che sono andate a formare metastasi poi negli organi. Ecco, qui siamo al secondo stadio, il tumore è cresciuto, è vero? Diventa palpabile, insomma. Sì, diciamo che poi dipende anche dal caso, perché è ovvio che a parità di dimensione, mettiamo 1,5 cm, che è la dimensione limite più importante, ecco, a parità di dimensione è ovvio che in una mammella di prima taglia, piccola mammella, è molto più facile evidenziare un tumore di 1 cm, mentre una mammella di grossa taglia, quinta, sesta, è più difficile. Ecco qui perché nell'animazione si vede i linfonodi ascellari, come diceva stiamo lei. Stiamo parlando dei linfonodi ascellari, stadio, va bene, di terzo stadio, però adesso senza... Diventa insomma invadente, invasivo. Invasivo. Questo non significa incurabilità, questo significa solo complessità di cure un po' diverse, però c'è sempre una possibilità di cura definitiva. E qui siamo alla fase delle metastasi, la fase più avanti, quarto stadio, dove le cellule ormai sono... Ci sono donne che arrivano al quarto stadio, magari si trascurano, sottovalutano, oppure... Purtroppo c'è questo effetto psicologico di rifiuto della malattia che può portare le donne a una diagnosi tardiva, arrivando allo stadio più avanzato. Tant'è vero che il centro di chirurgia senologica della Salus si è dotato anche di un momento di psicologia con la dottoressa Flavia Melchiorre che poi sentiremo in un'altra occasione, perché c'è bisogno dello psicologo. Certamente, noi affianchiamo prima sempre, e dopo, vero dottore? Certamente, noi affianchiamo il percorso dalla diagnosi alla cura del carcinoma mammario sempre con l'approccio psicologico, quindi con una consulenza con lo psicologo per seguire proprio il paziente in tutte le sue fasi della malattia. Ecco, siamo insomma proprio alla diagnosi, quindi la prima diagnosi, abbiamo detto, la fa la paziente con il self, con l'autodiagnosi, con l'autopalpazione, dovremmo vederlo adesso nelle immagini, poi gli esami di laboratorio. Ecco qui, e questo è un fumetto ovviamente, è un'animazione, quindi... Quello che dicevo prima, l'ispezione del seno davanti allo specchio per vedere se sono anomalie, la palpazione che in genere si fa nei primi giorni dopo il ciclo, proprio perché il seno è più morbido e più facilmente esplorabile, e questa è tesa a vedere piccole, a sentire con la palpazione piccoli noduli. Questo però non significa appunto escludere i controlli periodici. I controlli periodici sono sempre l'approccio migliore. E comunque l'autopalpazione, se fatta con attenzione, può essere importante. Sicuramente è importante, anche se spesso i seni giovani hanno una granulosità proprio nella struttura per cui a volte l'autopalpazione può generare un po' paure non motivate, confusione. Però la paura, anche se non motivata, porta sempre poi al controllo, ed è quello che noi vogliamo. E questo vogliamo. È il controllo di elezione, cioè la mammografia. La mammografia, a partire da una certa età, dopo i 40, è un esame di elezione che viene fatto nelle donne almeno una volta ogni 2 anni. Teniamo conto che adesso abbiamo a disposizione anche un altro esame che è veramente anche superiore alla mammografia, che è la risonanza magnetica mammaria con mezzo di contrasto, ma è un esame di secondo livello che viene scelto e prescritto solo in alcuni casi dallo specialista. Quando c'è un po' il sospetto. Sì, non è un esame di routine, certamente, non è di routine, però è un esame molto 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 indicativo. E quindi diciamo i trattamenti, team che dei trattamenti, cioè la chirurgia, la chemio e la radioterapia, sono diciamo i 3 momenti che possono essere diversi, perché ci sono chirurghi che ritengono di far fare prima la radio, è vero? Questa è un'altra una cosa importante, ogni caso è valutato a sé, non bisogna mai fare paragoni con l'amico o l'amica. La chirurgia, ci sono ormai stabilito tipi di chirurgia, la più importante è la quadrantectomia, cioè la chirurgia conservativa cosiddetta, quindi che lascia il seno, toglie solo un pezzo, un quadrante del seno. C'è ancora bisogno in alcuni casi della mastectomia totale, quindi della trasportazione di tutto il seno.
In quel caso c'è la possibilità, ormai lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, della ricostruzione mammaria. Con lei fa la ricostruzione in un sol tempo? Noi facciamo la ricostruzione, la prima fase contemporaneamente all'intervento di asportazione. E poi c'è la seconda fase, dopo 4-5 mesi viene sostituito l'espansore che noi mettiamo durante la mastectomia totale con la protesi definitiva. Con quella definitiva, sì. Qui vediamo alcuni momenti, diciamo. Sì, questa è poi la dissezione dei linfonodi ascellari. Sì. Poi, come diceva lei, c'è il discorso chemioterapia, che oggigiorno non è più la chemioterapia di qualche anno fa. Quella diciamo, invasiva. Esatto, ed è in continua evoluzione, ci sono chemioterapie mirate, ci sono farmaci biologici che vanno a colpire precisamente il tipo di tumore, ed è quello che dicevo prima, ogni caso è diverso dall'altro. C'è la radioterapia, che non è un aspetto di gravità, la radioterapia è legata quasi esclusivamente al tipo di intervento che noi facciamo. Quindi quando si fa la quadrantectomia, sul resto del seno va fatta la radioterapia. Sì. Ecco, qui nell'animazione si vede gli effetti della radioterapia che, diciamo, colpiscono le cellule in maniera selettiva. La radioterapia ormai, anche questa è una metodica non più come anni fa, viene fatta in maniera molto mirata e riesce a colpire proprio esclusivamente il residuo di cellule che possono esserci in una mammella. Sì, qui vediamo sempre nell'animazione la chemio che praticamente fa morire la chemio di solito la cellula è una sono medicinali, sono farmaci che vengono usati per colpire la fase di divisione cellulare, cioè impediscono la divisione cellulare, quindi impediscono la crescita e A destra invece, nel caso in cui non si fa il controllo, e quindi la crescita smisurata, la crescita esponenziale delle cellule tumorali. La crescita esponenziale, ricordo, significa che da una cellula ce ne saranno due, però poi dopo da due cellule ce ne saranno quattro, quindi nello stesso tempo che il tumore raddoppia. Sì. E qui vediamo gli effetti, sempre nel fumetto, gli effetti della chemio con la riduzione, vero, delle cellule. La morte delle cellule fino alla totale remissione. Questo può avvenire sia per cellule ancora localizzate nella mammella, sia per le cellule metastatiche negli organi. Dottor Volpi, la sopravvivenza, l'ha detto anche lei prima, è aumentata di tantissimo. Cioè, ci sono persone, donne, che a 10 anni dall'intervento, dalla cura, diciamo che adesso con la diagnosi l'80%. Esattamente, siamo all'85-87%. La diagnosi precoce, cioè arrivare a curare la malattia nella fase iniziale, porta all'85-87% di probabilità di guarigione definitiva, che è una percentuale altissima. Quindi l'incidenza è aumentata. Incidenza significa quante nuove donne ogni anno si ammalano di tumore al seno. Teniamo conto che oggi, l'anno scorso, diciamo nel 2017, ci sono stati quasi 54.000 nuovi casi in Italia. Quindi l'incidenza e il numero di donne che si ammalano è aumentato, ma la cosa importante, di queste donne che si ammalano, l'85-87% guarisce definitivamente. Ecco, qui vediamo alcune fasi, cioè la parte finale del video, della ricostruzione, della ricostruzione del seno, in cui lei è, diciamo, maestro. In questo video si vedono anche gli altri tipi di ricostruzione, e cioè quando non si può usare l'espansore e la protesi per particolari problemi tecnici, vengono usati lembi muscolo cutanei, prendendo una parte di pelle e muscolo o dall'addome o dal quindi parti dorsale, autologhe, senza protesi, con tecniche particolari si fa la ricostruzione. Ma non sempre si può fare così, spesso bisogna ricorrere. Anche questo è un discorso legato al caso, legato al trofismo dei tessuti, legato all'età della paziente, legato a diverse problematiche, ma diciamo che ogni paziente può avere la ricostruzione, bisogna solo stabilire quale. Anche in questo caso è tutto personalizzato. Qui abbiamo un intervento totale, vero, di mastectomia. Sì, mastectomia totale, dove vediamo appunto, questo è appunto la tasca che viene preparata per poi effettuare la ricostruzione. Sì.
Ecco, la asportazione totale dipende dal grado, è vero, dallo stadio. L'asportazione totale oggigiorno è molto ridotta, sono casi ridotti, dipende dal grado, ma a volte dipende anche dal tipo. Perché noi possiamo avere anche un tumore in fase iniziale, ma se la sua espressione locale, cioè non è un'espressione nodulare, cioè non si forma un piccolo nodulo, ma se ne formano molti in maniera microscopica, il famoso carcinoma in situ a polvere, allora in quel caso, anche se il tumore è inizialissimo, però siamo costretti a togliere la mammella che è malata. Sì. Però diceva lei, l'asportazione totale oggi va sempre di più riducendosi, proprio grazie forse alla diagnosi precoce. I casi di mastectomia totale sono molto ridotti rispetto agli Quindi anni. La medicina ha fatto passi da gigante, non solo nella chirurgia, la tecnica, tecnologie, insomma, ma anche per quanto riguarda le terapie, quindi la chemio, la radio, sempre la tecnologia che va avanti. Ecco, ed infine, diciamo, è molto importante la genetica, vero? Quanto conta, secondo? Ha un accento la genetica? La genetica conta. Perché andiamo in un campo minato. Sì, anche perché tutti sanno ormai che nelle donne che si ammalano di tumore al seno e nei familiari diretti viene proposto il test genetico, il famoso test del BRCA1 e 2, che sono i geni che esprimono questa tendenza ad avere il carcinoma. Quello che fece anche Angelina Jolie con una decisione però troppo prematura, è vero? Un po' drastica, in America hanno abbracciato un po' questa teoria. Che prevede l'asportazione delle mammelle, però Angelina Jolie ha dovuto poi asportare anche l'ovaio perché aveva un test genetico crociato positivo pure per le ovaie. Quindi voglio dire, importante intanto sapere la predisposizione per poter essere controllata bene. Sì, sì. Ecco, e poi vabbè, d'altra parte su questi geni, il BRCA1, BRCA2, ci sono tante polemiche, chi ritiene che siano, come dire, determinanti, siano altri invece addirittura sostengono il contrario. Questo è ovvio che fa parte degli studi attuali e quindi le correnti di pensiero. Le correnti di pensiero non è nulla ancora di totalmente definito e chiaro. Ecco, allora poi chiudiamo, ovviamente abbiamo parlato di genetica, quindi l'ambiente, gli stili di vita, tutto è importante, vero dottor Volpe? Certo. I cibi e le bevande che più di altri hanno proprietà, come dire, protettive, non è che sono anticancro come si vuole dire, partendo dal decimo fino ad arrivare a zero, i fagioli, i legumi in genere, i beans, sono, lei che ne pensa? Sono, a parte la loro gustosità, insomma, che i legumi piacciono a tutti, i fagioli, i ceci. Questi sono gli alimenti che ormai tutti sanno che, come diceva lei, non sono anticancro nel senso che non fanno venire il cancro, ma sono una dieta sana per aiutare l'organismo a prevenire queste situazioni. E poi l'uva, abbiamo visto le uve, poi le verdure a foglia larga. E poi, ecco, qui vediamo altri esempi, spinaci, lattuga, eccetera. E poi la curcuma che è stata ormai quasi diciamo è entrata sulle tavole di idolatrata, tutti, insomma, però bisogna andare piano con la curcuma perché mi pare di aver letto che ha poi effetti collaterali. Ma come tutte le cose, non c'è un cibo che si può abbondare dire mi salverà la vita. È ovvio, come tutte le cose, anche i cibi che aiutano sempre in quantità giuste, insomma. Sesto, il grano integrale, vabbè, sappiamo che il grano integrale ha proprietà eccezionali. Il tè verde è dato da tutti come un antiossidante, vero? Antiossidante, molto potente, molto efficace. Quindi gli antiossidanti sono importanti? Gli antiossidanti sì, è una categoria di alimenti che ormai è risaputo che aiutano l'organismo a depurarsi. E le famose crucifere, il cavolfiore, i broccoli, il cavolo. Noi dovremmo mangiare almeno un paio di volte a settimana, insomma. Sì. Anche se bisogna andarci piano qui perché poi abbiamo, per chi soffre di reni ha problemi, i pomodori perché contengono il licopene, vero? Un altro potente antiossidanti. Antiossidanti molto importanti. E quindi chiudiamo appunto in maniera leggera, dopo aver parlato di cose importanti, complesse, delicate, parliamo di cibi e di bevande, qui i frutti rossi, anche loro hanno le loro proprietà
antiossidanti, le fragole, i mirtilli che ci piacciono moltissimo, le more e poi per chiudere l'aglio, il garlic, l'aglio che è, diciamo, per il quale alcune persone hanno una passione maniacale, però l'aglio ha le sue... Altri hanno invece un'avversità. Un'avversione. Io per esempio, personalmente, l'aglio cerco di evitarlo perché poi porta questo riflesso nel tempo, nell'alito, e quindi... Però l'aglio fa bene. Ha delle proprietà eccezionali. Bene, abbiamo chiuso quindi con questa panoramica rassegna dei cibi, delle bevande che non sono anticancro, precisiamo, certo. Hanno delle proprietà protettive. Esatto. Diciamo che aiutano l'organismo a stare bene. A stare bene, a difendersi. A difendersi meglio, soprattutto sul versante del discorso immunitario. Sì, esatto, sull'immunità, perché poi è quella la soglia, la barriera. È quello di cui noi abbiamo bisogno per lottare contro il cancro. Sì, sì, e infatti... Un buon sistema immunitario. Sì. Conservare un buon sistema immunitario significa tenere lontane un po' tutte le malattie.